Buonasera a tutti, un grande bel pai per aver accettato questo mio invito di stasera a essere qui con noi e ringrazio Dante Dut, naturalmente il presidente dell'AI che mi ha fatto il piacere e l'onore di essere qui, Luigi Chiocchetti, nostro assessore, naturalmente Cesare Bernard, presidente del Consiglio, e che mi dà sempre una gran mano in la gestione appunto di questo nuovo percorso che ho messo a girare, io un bolch di tutta la Val e naturalmente tutti voi. Questa scontrada l'ho voluta fare proprio con i rappresentanti delle categorie economiche dei nostri Val, ma non de mo, anche con i rappresentanti del volontariato della nostra Val. Questa serata l'hai proprio per dire, anche, rinnovare sempre questo rapporto di amicizia che ho con il nostro Presidente, che in questi tempi è sempre stato da vicino. L'hanno voluta fare Mingol perché che schigiola in periodo Mingol rie anche per nostra istituzione, per nostra ente, le torna muglie di ciacole su quel che le l'esito manco del Comune Generale de Fassa e sono proprio qui, Presidente, scusa, sottolineare il lavoro che il nostro ente sta facendo ed ha fatto in questo primo anno di vita. Un primo anno di vita che ha visto come parole importanti, rete, sociale, istituzione, cioè l'istituzione intesa come rafforzamento dell'ente, come stabilizzazione del personale, come regolamenti per avviare questo percorso. Abbiamo visto il sociale dove abbiamo, come è stata la prima competenza che abbiamo ricevuto dalla provincia e dove abbiamo anche raggiunto dei buoni risultati, cioè tutto ciò che avevamo richiesto. In particolare ti ringrazio per questo finanziamento di 3.100.000 proprio per la ristrutturazione della vecchia caserma sarà poi dedicata al disagio e dunque all'ANFAS e agli alloggi protetti, perché sappiamo che una società come la nostra deve tenere conto sicuramente anche delle persone più deboli e che hanno più bisogno di una vicinanza. Abbiamo lavorato molto sulla rete, non solo con i comuni, una rete con la provincia, ma anche una rete di tipo informatico e perciò innovativo. E qui abbiamo l'esempio con la videoconferenza che è qui alla mia destra, che è poi a disposizione di tutta la valle per poter mettersi in contatto con tutto il mondo attraverso questa videoconferenza senza doverci spostare. Ma non parliamo solo di passato, ma parliamo soprattutto di futuro, perché il nostro ente vuole essere propositivo, ha molti progetti per il futuro e su questo ci stiamo concentrando per quanto riguarda il 2012. Le nostre parole forti per questo 2012 saranno pianificazione, saranno formazione e saranno economia, ed è per questo, Presidente, che qui davanti hai i rappresentanti di tutti i settori economici della Valle. La pianificazione, perché sappiamo benissimo quanto ha bisogno la nostra valle di una pianificazione e quanto è importante essere tutti assieme nel gestire questa pianificazione. Se noi pensiamo al nostro passato, a 30 anni di storia, dove la pianificazione è stata fatta solo a livello di comune, ci ritroviamo adesso con, diciamo, possiamo dire, quasi degli errori fatti, non voglio dire proprio degli errori, ma insomma non è stata fatta una riflessione sufficiente. Ci ritroviamo con 60.000 posti letto, dei quali 2/3 dell'extra alberghiero, per cui delle difficoltà poi di gestione di tutti i servizi, fra cui la mobilità e la viabilità proprio per questo. Però su questo abbiamo, e penso che su questo dovremo lavorare molto, su una pianificazione di tipo territoriale, di tipo urbanistico, e su questo ci impegneremo. Ci impegneremo anche sulla formazione, perché sappiamo che se non formiamo soprattutto le nuove generazioni non avremo una visione di futuro. E poi naturalmente l'economia. Per cui
Ti ringrazio Presidente per riconoscere il nostro territorio, la nostra identità e la nostra la dignità. Ecco, queste parole, questa pianificazione, formazione, economia, tutti questi progetti che noi stiamo elaborando sono la prima risposta a quei profeti di sventura che in questo momento stanno mettendo in dubbio la valenza e la validità di questo ente. Noi siamo forti di questa nostra identità e questo voglio dire, ho qui da parte mia, insomma, che mi sostengono in questo percorso, ho tutti i 7 sindaci della Valle e questo mi fa molto piacere e soprattutto mi dà, come noi diciamo, la gaizza di andare avanti e di percorrere questo sentiero, questo troi che in questo momento non è così semplice. Ecco, per cui noi vogliamo, e ieri sera abbiamo avuto questo incontro anche con l'assessore Pacher, che ci ha dato delle risposte importanti per quanto riguarda la viabilità della valle e i sindaci sono rimasti soddisfatti da questo incontro. Speriamo di andare avanti, come è stato detto, proprio per portare questo nostro sistema Valle di Fassa, rafforzarlo, portarlo avanti e soprattutto, come dire, espanderlo anche al di fuori della nostra valle. Ecco, questo valore, questa nostra identità, questa nostra lingua deve essere però, come dire, recepita fortemente dalla valle e con questo costruire assieme con coloro che vedi in questa sala, cioè con gli operatori economici, con il volontariato, naturalmente con questi che sono, rappresentano gli opinion leaders della nostra valle. Perciò rafforzare questo progetto e soprattutto andare avanti su questo percorso che noi abbiamo iniziato e che purtroppo ogni tanto viene un po' messo in dubbio. Ecco, io direi che di passare come dire, la parola a te, Presidente, e poi vediamo un po' come proseguire. Bene. Grazie, grazie molte alla procuratora, al Presidente del Consiglio Generale, a tutti i sindaci, al collega Chiocchetti e naturalmente un grazie a tutti voi che avete colto l'invito della procuratora a condividere con noi questo incontro. Già le cose importanti le ha dette la procuratora, naturalmente. Il senso di questo incontro è un po' quello di fare il punto della situazione, ma soprattutto anche quello di verificare la comune visione per il futuro. Mi pare che tutte le cose che abbiamo detto anche oggi e che hai ribadito tu poco fa, questa comune divisione, questa comune visione del futuro sia molto molto forte, molto precisa. Dico alcune cose così come mi vengono, come penso che possano essere utili, ma ovviamente poi sarò ben lieto di rispondere a sollecitazioni, a domande, osservazioni che voi ne vorrete proporre e cercherò di unire qualche riflessione sulle cose concrete che dovremo fare insieme con anche una qualche riflessione sulle condizioni, sul contesto nel quale queste cose insieme dovremo farle. C'è un punto, insomma, ecco, dal quale noi dobbiamo partire ed è il punto che ci richiama la condizione generale nella quale viviamo. Non siamo un'isola né come Trentino né siete voi un'isola come Valle di Fassa, partecipiamo tutti quanti noi, partecipano le nostre famiglie, i nostri imprenditori, soprattutto i nostri giovani a questa fase di grandissima inquietudine nei confronti del futuro. Io ovviamente non faccio lunghe
dissertazioni su questo, richiamo solo la consapevolezza del momento nel quale siamo, perché da questa deriva forse anche un invito che reciprocamente è giusto che ciascuno faccia all'altro a comportarsi in maniera coerente con questa situazione che spesso analizziamo e che è di fronte a noi. Noi viviamo in un momento solo due grandi processi di messa in discussione di ciò che abbiamo costruito in tanti decenni. Questa è la verità. Non perché abbiamo i nemici alle porte, ma anche come Trentino, come autonomia, certo, abbiamo degli osservatori critici, ma non è questo il punto. Il punto vero è che siamo in una fase, in un ciclo storico che veramente mette in discussione tutto a livello italiano, a livello europeo, a livello internazionale, e noi siamo dentro questo ciclo. Ed allora è giusto che riflettiamo su questo, e i due processi che stanno avvenendo insieme e che riguardano direttamente anche noi, noi trentini, noi tutti trentini e non solo, sono da un lato il fatto che sta andando veramente in crisi lo Stato per come si è costruito, per come l'abbiamo conosciuto, insomma c'è una discussione difficilissima che sta venendo avanti da anni, c'è il venir meno di una quasi di un senso di appartenenza ad una comunità nazionale come quella che conosciamo, c'è soprattutto il fatto che noi siamo visti come coloro i quali, in uno Stato che è ancora centralista, ancora organizzato ad immagine e somiglianza dell'impronta sabaudo-piemontese, non è che sia cambiato granché nonostante la Costituzione, noi siamo visti come coloro i quali dentro uno Stato centralista hanno il grande privilegio di portare una cultura autonomista che è quella della Mitteleuropa, non dello Stato centralista italiano. E questa, la contestazione che ci viene anche recentemente, non date troppo peso alle cose di superficie, no? Qualche giornalista che ironizza sui costi della politica attraverso triplicando le cifre, non è quello, quella è una roba che non resta. Cos'è che resta invece? Resta un po' questa ostilità, questa difficoltà a concepire che in un'Italia che aveva promesso federalismo alle grandi regioni, la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, e non ha dato niente di federalismo, beh, ci siano due piccole province che invece ancora da subito dopo la Seconda Guerra Mondiale si autogovernano, si amministrano. Questo, guardate, che è un grande problema. Noi dovremo fare uno sforzo enorme, perché non è solo una questione di difendersi, di battere i pugni sulla tavola, ma è anche una questione di, lasciatemi che ve lo dico, di viverla, di amarla questa nostra autonomia, di considerarla veramente un nostro patrimonio. Io sono molto preoccupato quando vedo che anche da parte di una parte dei trentini vi è una banalizzazione dell'autonomia, come se l'autonomia fosse solo la provincia con i suoi soldi, con le sue strutture, con i suoi apparati amministrativi. Come se l'autonomia fosse, sì, una cosa che furbescamente abbiamo avuto perché De Gasperi è stato bravo nel 1946, ci ha messi dentro in un pacchetto di misure pensate per i nostri amici di Bolzano. Questa banalizzazione dell'autonomia è il vero nemico che abbiamo di fronte, e guardate che questo aspetto riguarda tutti, riguarda anche voi ladini di Fassa, riguarda tutti noi. Qualche giorno fa, lo ricordavo prima, il mio predecessore Flavio Mengoni sul giornale, in un'intervista molto bella, ha detto: ma sì, d'accordo, ci accusano dall'esterno, ma guardate che il vero problema è la perdita del profilo identitario della nostra autonomia. Lui parlava ai trentini in genere, ma noi sappiamo che il Trentino non è un qualche cosa che sta insieme intorno ad una grande metropoli, no? Come c'è nelle zone della grande pianura. No, il Trentino è fatto di tante comunità, ha tante identità. Dentro questo mix di identità ci sono anche i ladini, ci siete anche voi.
questo problema del profilo identitario e dunque questo senso della responsabilità rispetto all'autonomia, guardate che è il vero nodo che abbiamo di fronte. Quindi questo è il primo processo che noi avvertiamo, no? Si scarica su di noi la chiusura di un ciclo, si mette in discussione un pochino tutto questo, e tutto questo avviene quando la forza interna della coscienza popolare, dei nostri cittadini, penso alle nuove generazioni, non a caso ieri ho consegnato la bandiera della provincia, simbolicamente ad alcuni studenti, ieri era il 40° anniversario dell'entrata in vigore del secondo statuto di autonomia. Ecco, avviene tutto questo nel momento in cui la forza interna della coscienza popolare sui temi dell'autonomia insomma rischia un po' di affievolirsi. Questo è il primo processo. Il secondo ovviamente è quello che riguarda la crisi economica, e convive col primo. È una crisi forte, lo sappiamo, una crisi che non finirà nel breve periodo, è inutile che ci illudiamo, è una crisi di sistema, è una crisi epocale, è una crisi che crea inquietudine, che mette in discussione tutto, con la quale ci misureremo per molto tempo. Noi qui in Trentino abbiamo degli strumenti che altrove non ci sono, li abbiamo usati, dobbiamo usarli sempre meglio, ma insomma avvertiamo, soprattutto lo avvertono credo i giovani, no? Lo avvertono coloro i quali insomma hanno di fronte a loro un lungo periodo di vita, avvertono che nulla sul piano delle garanzie che le generazioni precedenti hanno avuto è assicurato per il futuro, e da qui nascono tante cose, inquietudini, difficoltà, e nasce anche forse una forte percezione di quella che è una crisi profonda anche di valori. La crisi economica non è solo la crisi della finanza, è anche la crisi di un modello unico, di un modo di vedere le cose che aveva separato, ahimè e ai noi, la qualità della vita, l'equità, il fatto di vivere bene dal fatto di guadagnare, dal fatto della ricchezza. C'è una dissociazione valoriale che, se siamo onesti, anche dentro di noi qualche volta fa capolino, sulla quale bisogna che riflettiamo, perché i nostri giovani stanno riflettendo su questo. Io ho trovato tanti giovani che mi hanno interrogato sul tema della decrescita, per esempio. Io vado a dire loro: signori, guardate, dobbiamo crescere, perché solo con la crescita possiamo assicurare qualità della vita, dei servizi, e loro mi rispondono: sì, ma fino a quando? Qual è il senso del limite? E molti teorizzano il tema della decrescita. Allora dobbiamo riflettere noi sul tema dell'autonomia, sul tema della crisi per come si presenta, ma anche su questo tema un po' dei valori, dell'idea di società. Ecco perché molto giustamente tu hai chiamato non solo gli operatori economici, ma anche gli operatori del sociale, del civile, perché una società non è competitiva neanche sul piano economico alla lunga, se non coltiva questi valori che sono quelli che riguardano la vita quotidiana delle persone e delle famiglie. Ecco, se tutto questo è vero, ed è vero dal mio punto di vista, perché questo è il quadro nel quale lavoriamo, sono inutili che sono processi strutturali con i quali ci dobbiamo misurare, abbiamo tutti gli strumenti per affrontarli, però non possiamo sottovalutarli. Ma se tutto questo è vero, allora mi permetto di dire, in un momento così noi dobbiamo badare alla sostanza, dobbiamo veramente badare alle cose che contano, alle cose importanti. Dobbiamo soprattutto essere più uniti come trentini, più uniti come fassani, più uniti come trentini e sudtirolesi, più uniti con i nostri amici di Bolzano e di Innsbruck, più uniti come italiani, come europei, ma badiamo anche alle nostre cose domestiche, insomma. Dobbiamo in una fase come questa dare l'idea che sappiamo bene quali sono le cose che contano tra di noi, e sappiamo bene quali sono le cose sulle quali bisogna impegnarsi, e sappiamo bene anche, dovremmo credo dimostrare, che quello che conta è lo stare insieme e non la faziosità. Infatti c'è un tema importante in una vicenda come questa, in un passaggio storico come questo: bisogna che le istituzioni siano la casa di tutti, bisogna che le faziosità si attenuino, lo dico a tutti, lo dico a me stesso naturalmente, e bisogna soprattutto avere
visione, e per avere visione bisogna che tutti ci abituiamo a capire che nulla è più come prima, e dunque bisogna che ci mettiamo d'accordo sulle priorità che contano veramente. Allora, dico delle cose così anche legate agli aspetti della vita concreta, insomma, delle nostre comunità. Guardate che tutti ormai abbiamo capito che quando anche, e io spero di sì, insieme con il collega Durwalder, noi riusciremo a uscire rafforzati da una trattativa che sarà difficilissima con il governo, che inizia il 2 di febbraio, e quando anche riusciremo, e io sono convinto che riusciremo, a presidiare i capisaldi fondamentali della nostra autonomia anche finanziaria, ma è ben evidente che in ogni caso, così come in tutta Europa, anche da noi la finanza pubblica avrà una fase decrescente, questo lo sappiamo tutti. Che cosa succede quando in una provincia come la nostra si inizia una fase di finanza pubblica decrescente? Possono succedere tante cose, ma quello che io spero succeda è che i territori, le comunità, riflettono al proprio interno e decidono quali sono le cose che contano, quali sono le loro priorità. Non c'è più la possibilità di fare come una volta, quando ogni singola comunità, ogni singola categoria, ogni singolo comune in qualche modo se la poteva cavare perché se conosceva l'assessore, se era amico del presidente, il suo progetto magari non era prioritario a livello di valle, ma comunque il suo progetto lo veniva finanziato, lo vedeva finanziato. Non c'è più sta roba qua, è scomparsa. Allora, in una situazione del genere, demolire le comunità di valle significa esporsi al rischio del cappello in mano. Questo io lo devo dire con grande forza, con grande convinzione. Demolire questa idea che dei territori legati insieme a profili identitari si trovano insieme, discutono su qual è la loro visione, usano gli strumenti che la provincia per legge ha dato loro, compresa quella urbanistica. Nessuno lo dice in questa battaglia contro le comunità, nessuno dice che se il Comune Generale vuole fa il piano urbanistico e cambia anche il PUP. Perché non lo si dice? Cos'è questo? Sono noccioline? Ma se noi non facciamo questo, cioè se ogni comunità non riflette su se stessa, non tira fuori un'idea di futuro, non crea consenso su questa idea tra i propri cittadini e non dice: siccome questa è l'idea più importante, le altre vuol dire che sono meno importanti, e di conseguenza di fronte al governo provinciale non va a chiedere favori, ma va a esigere diritti, va a costruire patti. Se noi abbandoniamo questa strada, l'unica che resta è la giungla. Siccome le risorse saranno comunque di meno, siccome le priorità non le deciderà il territorio, perché il territorio non avrà più la sua istituzione collettiva, che noi faticosamente abbiamo costruito e qualcuno vuole abrogare, torneremo a prima, torneremo alla situazione di prima. E chi garantisce che ciò che la provincia, l'amministratore provinciale di turno sostiene, sarà veramente la vera priorità di una comunità? Quale ente, quale organo deciderà che quella è la priorità? Con quale legittimazione democratica? La procuratore è stata eletta dal popolo, dunque è portatrice di una responsabilità e risponderà fra qualche anno al popolo fassano di come avrà usato questo mandato e di come avrà costruito patti e intese con la provincia. Questo è un punto fondamentale, questo ragionamento sulla priorità, questo sul ragionamento sulla responsabilità. Noi abbiamo voluto fare una scommessa forte facendo questa riforma. E questo vale per tutti i territori del Trentino. Ovvio che questo vale in maniera particolare, lo dirò fra un secondo, per un territorio che non è solo un territorio, ma è anche la casa comune di una minoranza linguistica. Allora io vorrei brevemente dire che su questo quadro noi abbiamo già incominciato a lavorare con grande convinzione, ovviamente con ritardi, con difficoltà, con problemi, nessuno è esente da questo, ma mi pare di poter dire che nel protocollo che abbiamo firmato insieme abbiamo individuato esattamente queste priorità precise.
Mi pare di poter dire che siamo in grado di garantire gli impegni che abbiamo preso, prima di tutto sul piano delle cose concrete da fare. Dunque, ieri sera era qui il mio vicepresidente, l'assessore Packer, con i suoi collaboratori. Mi pare che avete messo a fuoco abbastanza bene le priorità per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità viabilistiche. Sì. Ora non c'è più discussione, si farà o non si farà la tangenziale di Canassei. Certo, si farà nei termini con il progetto che è stato abbozzato e che sarà definito nei dettagli ovviamente col comune, con i comuni e con il comune generale. E come ha detto ieri il vicepresidente, e io lo confermo, questa sarà, se voi siete d'accordo, la nostra priorità per il 2013. Sì. Ieri sera avete parlato di completare la pista ciclabile, avete parlato anche di alcuni temi più legati alle situazioni locali, ma certo il tema di Soraga è un tema che sappiamo tutti, importante dal punto di vista viabilistico. Avete parlato ieri sera anche di edilizia pubblica, di scuole. Abbiamo sbloccato proprio ieri in giunta l'appalto per il nuovo istituto d'arte. Insomma, questo è un punto importante per noi e per voi. Credo che possiamo dire che siamo anche addirittura d'arrivo su alcune altre operazioni che sono importanti dal punto di vista anche della qualificazione urbanistica. Cito per tutti il parcheggio di Canassei, ma ci sono tante altre cose che possiamo fare insieme. Noi siamo in grado di rispettare anche gli impegni che abbiamo preso sotto il profilo delle infrastrutture economiche. Abbiamo discusso a lungo e discuteremo ancora a lungo sul tema, sul tema più importante dal punto di vista anche dell'impatto per il tipo di economia di cui siete portatori, non perché sia l'unica, perché noi sappiamo che ci sono tante attività economiche in Val di Fassa, non c'è solo il turismo invernale. E tutti si devono integrare e dunque siamo dedicati molto anche a sostenere investimenti nel campo della zootecnia piuttosto che dell'artigianato, eccetera, ma sappiamo che dovremo costruire insieme con voi un piano generale di sistema degli impianti di risalita, con la valenza di trasporto pubblico e con la valenza sciistica, e sappiamo quali sono i nodi, li abbiamo anche discussi. Li abbiamo esaminati, cominciando da Moena per venire in su. Entro febbraio, come da norma, entro la fine di febbraio, noi discuteremo col Comune Generale e con i comuni interessati lo studio sulla valorizzazione della marmolada, secondo le indicazioni del PUP. E sempre per quanto riguarda il turismo, permettetemi di aggiungere, io oggi ho lanciato una proposta al Presidente della PT. Siccome ho colto una certa qual preoccupazione, insomma, in sostanza, con la Procuradora e il Presidente della PT mi hanno detto ma qua la Val de Fiemme è la GAI Mondiali, Campiglio è la Gala 3-3, Riva del Garda avrà anche nel prossimo futuro il Bayern, e noi? Allora, io ho fatto una proposta, una sfida in senso naturalmente scherzoso, ma seria però, e la ribadisco qui davanti a tutti. Certo che c'è l'esigenza che anche la Valle di Fassa produca un evento di rilievo fortissimo che la identifichi sui mercati internazionali, nell'immaginario collettivo. Questo evento non deve essere però pensato nel senso di costruirlo attraverso lo smembramento di iniziative che ci sono altrove, no, bisogna costruirlo per la Valle di Fassa. E allora io ho detto e ribadisco qui la convinzione che certamente oltre alle scelte infrastrutturali, oltre all'impegno degli operatori per riqualificare gli alberghi, oltre alla politica sulle infrastrutture di trasporto e impiantistiche, eccetera, insomma, oltre a tutte le cose che abbiamo detto, serve anche quel filo conduttore che possa anche essere una narrazione del vostro territorio nei confronti dell'opinione pubblica nazionale e internazionale. Dunque, la cosa che ho detto e che ripeto qui è: voi elaborate una proposta che sia una proposta forte, sulla quale la provincia sia impegnata, e io mi impegno
E le stesse risorse che la provincia destina al Bayern Arriva, noi le destiniamo all'evento che voi deciderete di fare per la Valle Fassa. Ma deve essere un evento sul quale tutti siete d'accordo, sul quale vi impegnate e che voi, che conoscete meglio di me la vostra valle, ritenete che veramente possa esprimere quella anche identità, quel profilo dei contenuti, insomma, perché mi insegnate che il turismo oggi non è solo fatto di infrastrutture, ma è fatto anche di emozioni, è fatto di idealità, è fatto di identità anche, perché no, è fatto anche di identità. E c'è poi tutto, sempre sul piano degli impegni, naturalmente, che abbiamo preso, che sono nel protocollo, gli impegni che riguardano gli aspetti sociali, gli aspetti del welfare, li ricordava alcuni, li ricordati la procuratore. La valle, so, è una valle molto ricca di volontariato, di associazionismo, quello più conosciuto, dopo il soccorso alpino, quello meno conosciuto. Noi faremo entro i primi, entro gennaio, mi pare i primi di febbraio, se non mi ricordo male, gli stati generali del welfare del Trentino, e sono certo che anche in quell'occasione sarà molto importante sentire come le comunità di valle, che sono per legge titolari del potere sulle politiche sociali, incominceranno non solo a gestire, come hanno dovuto fare in questo primo anno, la transizione, no? Dal sistema di prima, cioè la delega ai comprensori, al sistema di oggi, ma sarà molto importante anche che i presidenti, la procuratore, insieme con i rappresentanti del volontariato, dell'associazionismo, del proprio territorio, sarà molto importante sentire le idee che avranno elaborato, le proposte, insomma, che tireranno fuori, perché così come non c'è sviluppo se non è locale, ogni territorio del Trentino ha una sua idea di sviluppo, una sua visione di sviluppo. Analogamente anche non c'è coesione sociale che viene dall'alto, no? Con un timbro, quindi dovete costruirla come state facendo sul vostro territorio. Vorrei terminare con un ultimo punto. Ho parlato, e anche la procuratore ha parlato, di questioni che riguardano le politiche concrete, no? Cioè, parlato, accennato, per carità, solo qualche esempio naturalmente. Però io vorrei terminare dicendo che l'impegno più importante che mi sento di prendere non è su questo fronte, che pure so essere importante, cose importanti, quelle di cui abbiamo parlato e parleremo, ma l'impegno più ambizioso che io mi sento di continuare a prendere, di rinnovare qui di fronte a voi oggi, è quello di continuare a credere sulla vostra comunità e sul vostro comune generale, di continuare a scommettere sul fatto che, pur in un mondo che sempre più si globalizza, bene, i nostri ladini di Fassa, in dialogo, in collaborazione con i ladini dolomitici delle altre valli dolomitiche, vogliono continuare ad essere una comunità riconoscibile, una comunità unita, una comunità che si prende le responsabilità. Vogliono continuare ad essere una comunità che non si fa trascinare nella deriva del frazionismo, delle polemiche sterili, della faziosità. Io scommetto su questo, l'impegno che prendo è di continuare a scommettere su questo, così come ho scommesso insieme con la mia giunta, con i colleghi che mi hanno accompagnato in questi anni, ho scommesso quando, su questo principio, quando abbiamo varato una legge importante, quella sulle minoranze linguistiche, dove abbiamo stabilito non solo diritti ma anche doveri delle minoranze linguistiche. Abbiamo fatto così quando abbiamo elaborato norme importanti sulla scuola, sull'autonomia della scuola, che è la cosa più importante che avete per le mani, insieme con la cultura naturalmente. Perché non c'è futuro se non c'è scuola e cultura per una comunità di minoranza, lo sapete bene anche voi, no? Si può sbagliare un impianto di risalita, farlo giusto o sbagliato, ma non si può sbagliare su quelli che saranno i ladini fra 5, 10, 15, 20 o 100 anni. Abbiamo scommesso su questo anche quando abbiamo messo dentro nella riforma istituzionale una parte specifica sulla vostra comunità. Ed è questo che mi incuriosisce. Dicevo prima alla procuratora, io non riesco veramente a cogliere il perché bisogna essere così masochisti.
Il Comune Generale di Fassa è la conquista di anni e anni di battaglie che i fassani hanno fatto, perché hanno detto, hanno sempre detto alla provincia, l'hanno detto anche a me, ma sì, insomma, d'accordo, sì, sì, c'è il comprensorio, no? Prima addirittura eravate con la Val di Fiemme, poi si sono divisi, abbiamo il comprensorio, abbiamo le regole che hanno tutti, però noi non siamo uguali agli altri. È lo stesso discorso che noi facciamo quando andiamo a discutere con Roma, diciamo sì, d'accordo, avete tante province in Italia, ma occhio che noi non siamo mica come tutti gli altri, noi siamo una comunità autonoma, non siamo una provincia come tutte le altre con un po' di soldi in più. E voi avete continuato a dirlo questo, guardate che noi sì, non siamo un'espressione geografica Valle di Fassa, noi siamo una comunità che ha una sua identità, avevamo forme storiche di autonomia. E finalmente l'avete ottenuta, questo, non l'autonomia che è nei vostri cuori, spero, ma avete ottenuto il riconoscimento giuridico, formale, legislativo di tutto questo e dunque i poteri che il Comune Generale di Fassa ha non sono gli stessi che hanno le altre comunità di valle, tant'è che il vostro statuto è approvato con legge. E non è vero, come ho visto scritto in un documento che ho letto, che l'unico potere in più che la provincia ha dato alla Comune Generale di Fassa è quello sulla cultura, a parte il fatto che sarebbe comunque ed è comunque un potere fondamentale, perché torno a dire, senza cultura una minoranza linguistica non va molto avanti. Ma non è vero, assolutamente non è vero. E quel documento dice, cosa ce ne facciamo noi della cultura? A noi serve l'economia. Poi leggo un altro documento dello stesso soggetto politico che dice, avete dimenticato padre Frumenzio Ghetta che diceva che senza la cultura e la storia una minoranza si perde. Guardate che dentro quella riforma lì, dentro quello statuto lì approvato con legge, dentro l'idea stessa del Comune Generale c'è il riconoscimento di una peculiarità istituzionale che non hanno neanche i ladini di Gardena e Badia, che non hanno ovviamente men che meno i ladini della provincia di Belluno, che avete solo voi. Cercate di usarla pensando anche ai ladini di Fassa che ci saranno fra 10, 15, 20, 30, 40, 100 anni, perché questo è il senso di un percorso, di una minoranza linguistica che sia orgogliosa di se stessa. E poi tenete conto anche di un'altra cosa, che è un paradosso. Ma guardate che se si fa il referendum anche sulla parte vostra della legge, cioè se si raccolgono queste benedette firme, a votare saranno tutti i trentini, non solo i fassani. Sarebbe come se noi facessimo un referendum sull'autonomia del Trentino e votassero tutti gli italiani. Ma vi rendete conto che è una follia per una minoranza linguistica operare in questa direzione? Però ci si rende conto che il masochismo ha portato all'estremo. Allora, io scommetto, certo, io l'impegno che ho preso, gli impegni che abbiamo preso, sono impegni di governo sulle cose che ho detto che potremmo riprendere, le infrastrutture, la scuola, gli impianti, questo evento, cioè tutto quello che abbiamo detto che volete, la parte delle infrastrutture sociali. Ma l'impegno più importante che prendo è che voglio proprio che voi sentiate come un impegno sincero, non di parte, perché a me non interessa nulla da questo punto di vista la parte politica. L'impegno è quello di che io voglio con la mia giunta continuare a credere in questa idea della ladinità di Fassa. Voglio essere orgoglioso quando parlo con i miei colleghi del Veneto e del Sudtirolo, orgoglioso del fatto che nella mia parte di territorio abitato da ladini questa scommessa è forte, è autorevole, è vissuta, è condivisa nonostante tutto. Nonostante le difficoltà, nonostante i cambiamenti di epoca, nonostante la difficoltà ad essere, a parlare la lingua minoritaria in un mondo globalizzato, nonostante tutto. Io spero che questa, diciamo, scommessa che noi facciamo sia solo condivisa, ma sia anche sentita proprio come una scommessa collettiva. Guardate, a me non interessa far polemica con nessuno, la questione poi è in gran parte vostra, ovviamente, ma interessa anche noi, perché è una scommessa sulla quale, ripeto, tutto il sistema autonomistico della nostra provincia ha voluto giocare una partita importante. Quindi
Io vi auguro buon lavoro, la mia presenza qui oggi aveva questo significato di così mantenere un dialogo che peraltro non è mai venuto meno, e io mi complimento molto con la procuradora, con il consiglio e con l'assemblea, il consiglio dei sindaci, con tutte le persone che lavorano con voi, perché ho visto veramente che avete preso sul serio questo mandato, questo impegno, e quindi il dialogo non è mai venuto meno, ma certamente è giusto che venga rilanciato, venga rinforzato e venga migliorato, e da parte mia c'è la massima disponibilità. Grazie. Grazie Presidente, come al solito sei stato bravissimo nel sintetizzare tutti gli argomenti che volevo anche sottoporre agli opinion leaders che trovi qui davanti, anche perché come dire, io sottolineo il fatto che sono molto, noi diciamo stolza, no? Stolza, e dunque sono molto orgogliosa di rappresentare questa identità, questa valle e questo comune generale, anche perché mi sento noi ci sentiamo parte di questa autonomia speciale, siamo speciali all'interno di questa autonomia speciale, e dunque io sono consapevole, lo sono consapevoli anche tutti i sindaci, che la maggior parte delle persone, insomma, che indebolendo attraverso la soppressione, metti, del Comune Generale di Fassa, indebolendo si indebolisce automaticamente anche l'identità della nostra valle, e indebolendo l'identità della nostra valle si indebolisce automaticamente anche l'autonomia trentina, e questo sicuramente io penso che tutti noi non lo vogliamo. Ma dobbiamo pensare anche a qualcos'altro: con la soppressione di questo articolo di cui parla il referendum indeboliamo non solo l'identità ladina, ma anche i Mocheni e i Cimbri, perché quell'articolo va a toccare anche la salvaguardia delle altre due minoranze del Trentino, e io penso che nessuno di noi voglia fare come dire, una cosa di questo, un atto di questo tipo nei confronti non solo della nostra comunità, ma neppure delle altre comunità linguistiche e identità linguistiche del Trentino. Ecco, io penso che questo sia solamente un momento magari di passaggio, che e sia anche un modo un po' di riflettere, insomma, sulla nostra valle. L'importante è avere soprattutto un'idea di futuro, perseguirla con soprattutto con grande sforzo, ma anche con grande convinzione. Vogliamo insieme costruire il futuro di questa valle, il sistema Fassa, e questo deve essere soprattutto la risposta a quei profeti di sventura di cui ho parlato prima. Cioè, pensiamo a lavorare insieme per il futuro, con sinergia, nel confronto e soprattutto nell'innovazione. Io direi a questo punto di lasciare, se tu sei d'accordo, Presidente, certo, la parola alla platea. Qui davanti, come ti dicevo, ho delle persone che lavorano in tutti i campi dell'economia, ma non solo dell'economia, anche del volontariato, e portano delle sensibilità naturalmente diverse, ma anche sentite e profonde sul nostro territorio. Volevo ringraziare il Presidente per essere venuto qui a confrontarci con noi in Val di Fassa. Stamattina il mio Presidente ha già avuto modo di anticipare un po' questo clima di delusione che viviamo in questo momento un po' nella relazione con Trentino Marketing, per non essere riconosciuti per l'importanza turistica della Val di Fassa nei progetti che porta avanti Trentino Marketing. Non ultimo quello citato del Bayern, dove già 5 anni fa avevamo chiesto di poter essere noi la location del ritiro del Bayern, non tanto per la comune passione del calcio, ma perché vedevamo già la necessità di uno strumento forte per comunicare la Val di Fassa sui mercati esteri. Per chi non conosce un po' come è strutturata l'azione di Trentino Marketing, voglio dire
che il progetto del Bayern ha un valore di circa 1 milione di euro e l'investimento invece sul mercato tedesco vale per l'estate prossima 175.000 euro. Perciò questo vi dà la misura della portata di questi progetti, no? Progetti sicuramente validi e importanti, dove la Val di Fassan in questi anni non è stata riconosciuta e dove oggi prendiamo atto del suo impegno, Presidente, di cercare di modificare questa situazione, perché devo anche dire che i territori che lei ha citato sono diventati anche i nostri competitor. Quando vengono fatti questi investimenti rilevanti sugli altri territori, non abbiamo soltanto notorietà comunicazione, ma abbiamo anche presenze turistiche, abbiamo anche la possibilità di infrastrutturare il territorio con investimenti turistici notevoli. A dicembre eravamo venuti con la procuradora e anche con il nostro consigliere Ladino a Trento dal assessore competente, chiedendo anche ragione della cancellazione dell'università di proprio in prossimità dell'assegnazione, perché vedevamo anche in quell'evento la possibilità di arrivare a quell'infrastrutturazione del territorio che poteva essere utile per dopo per accedere a questi grandi eventi, a queste grandi situazioni. Non ultimo lo sci alpino, dove la Val di Fassa in questo momento è protagonista dello sci alpino con i suoi atleti che sono nati proprio in quelle strutture che vorremmo cercare di completare e di migliorare per poter poi accedere a queste situazioni che sono nell'ambizione turistica della Val di Fassa, perché la Val di Fassa comunque concorre con il 18% delle presenze del Trentino e ha l'ambizione di essere partecipe di questi progetti. Perciò io ringrazio per questo impegno di vederci anche in futuro protagonisti di situazioni, perché come dicevo prima tanti degli investimenti di Trentino Marketing sono legati poi a queste situazioni. Volevo aggiungere un'ultima cosa legata proprio alle organizzazioni turistiche locali. Devo dire che la legge di riforma è del 2002, ha portato avanti dei principi di partecipazione dei privati ai costi della promozione del turismo dei territori. Quei principi sono stati enunciati e sono stati mantenuti su una base volontaristica. Riteniamo, i presidenti della PT l'hanno confermato anche all'assessore competente, che ci sia la necessità di passare a una forma di supporto legislativo più forte, dove tutti quelli che beneficiano del turismo abbiano modo di concorrere e dove ci sia il supporto economico di tutti gli attori. In questo momento soltanto gli attori, quelli più positivi, quelli migliori, partecipano all'economia, alla difesa dell'economia turistica locale, e questo non è giusto, non è corretto. Io credo che sia arrivata l'ora di mettere in campo uno strumento che chiami tutti alla partecipazione. Devo anche dire che nel mese di aprile, nella nostra assemblea dei soci, l'assessore aveva detto che il provvedimento sarebbe stato portato in finanziaria. A settembre questo non è stato più possibile. Io credo che se vogliamo lasciare ai territori delle organizzazioni in grado di programmare, di essere funzionali al turismo e di essere anche efficaci, probabilmente dobbiamo anche dotarle di strumenti legislativi più sicuri per garantire proprio questo fondo per il turismo degli ambiti. Grazie Presidente. Io per esempio però non credo che la Fassa sia in competizione con Campiglia o con la Val di Fiemme. Voi siete in competizione su uno scenario che per vostra e nostra fortuna è ben più ampio, no? Non si può essere di serie A e vivere la competizione con altre località del Trentino. Io penso che il Trentino ha turisticamente alcune ammiraglie, voi siete certamente l'ammiraglia, però la logica dovrebbe essere quella, mi insegnate, di andare a conquistare fette di mercato, non penso rubandole a Campiglio o a Cavalese, no? Ma su uno scenario come state facendo, visto che mi si dice che ormai la prima nazionalità, sbaglio, sono russi, poi vengono i polacchi, poi forse i cechi, poi quindi, tedeschi, lo scenario è naturalmente questo. E io penso che noi dobbiamo darvi una mano, perché è nell'interesse di tutto il Trentino, su questa strada.
Allora, io non ho detto che sì, forse in futuro vedremo di sostenere qualche evento. No, io ho detto in una settimana, in due settimane, portatemi un progetto e io mi impegno a sostenerlo. Punto. Però dovete elaborarlo voi, perché voi conoscete i vostri mercati, voi sapete qual è il tipo di messaggio. Insomma, non pensare mica solo il Bayern, per dire, insomma, no? Quindi inventate un percorso e la giunta vi garantisce il sostegno, perché questo è nell'interesse di tutti, naturalmente, no? Il Bayern ha scelto Riva per ragioni che sono anche di tipo logistico, ma insomma, non fatevene più di tanto una questione, insomma, è andata così. Ripeto, prima venite a ragionare su una idea, prima la sosteniamo. Per quanto riguarda invece il secondo punto, io mi sono preso la responsabilità di dire che in un momento di difficoltà come questo ritenevo sbagliato applicare nell'ordinamento nostro una ulteriore tassa sulle imprese, seppure per motivi che sono condivisibilissimi, cioè per sostenere la promozione turistica. Penso che in una fase come questa bisogna stare molto attenti da questo punto di vista. Che cosa abbiamo fatto invece? Lo sapete, no? Abbiamo detto, ma insomma, perché non trovare il modo di dare un incentivo fiscale ai soggetti che investono una parte delle loro risorse nelle APT? E abbiamo messo in finanziaria la possibilità, senza tante procedure, cioè con la semplice autodichiarazione quando si paga l'IRAP, di avere una riduzione dell'IRAP pari, se non vado errato, al 50%, no, rispetto a quello che si dà alle APT. Io penso che questo sia uno strumento importante. È vero, non è l'obbligo, non è la tassa per il turismo che viene obbligatoriamente messa nell'ordinamento finanziario, però è uno strumento, secondo me, molto importante, che può essere anche molto interessante per le imprese. Tra l'altro abbiamo anche modificato la normativa perché era rimasta fuori una tipologia di imprese, no? Per esempio le imprese concessionarie, impiantisti, eccetera, abbiamo inserito anche quelli nei soggetti che possono fare sta roba qua. E quindi penso che sia uno strumento utile, no? Per cui voi quando andrete a parlare con i vostri con gli imprenditori del vostro territorio potrete dire: guarda che se tu partecipi alla promozione turistica non solo fai il tuo interesse indiretto, ma hai anche un beneficio fiscale. È una sperimentazione, vedremo, insomma, no? L'importante è comunicarla questa cosa, perché secondo me la sanno in pochi in giro, quindi bisognerà comunicarla molto. Poi io non so se le condizioni economiche generali cambieranno di qui a qualche tempo, sicuramente si può anche ripensare a questo tema della tassa sul turismo. Ho visto che nella provincia di Bolzano l'hanno annunciata, ma non l'hanno mica messa in finanziaria, no? Ovviamente. Quindi insomma bisogna andare un po' prudenti, sapendo che bisogna fare rete anche qui, insomma, quindi valorizzare molto la collaborazione di sistema con la Trentino Marketing, che tra l'altro adesso si fonderà con Trentino Sviluppo, quindi avremo un unico strumento di sostegno all'economia. E io penso che potremmo fare delle cose buone comunque. Però per tornare al primo punto, vi prego di credere che c'è la disponibilità massima, quindi voi discutetene, pensatela questa idea, ne possiamo parlare insieme anche con i nostri collaboratori, dopodiché non fra un anno, ma da subito. Se la condividiamo, se voi l'avete, la possiamo praticare. Allora, grazie Presidente di essere qui con noi questa sera. La ringrazio anche perché so che per la nostra assemblea che abbiamo avuto a Moena, lei sarebbe venuto, ma purtroppo gli impegni le hanno impedito di poter partecipare a questa nostra bellissima assemblea tenuta a Moena, in cui abbiamo potuto affrontare tutte quelle che erano problematiche della categoria, ma soprattutto le problematiche del turismo. Ora siamo in questo momento di crisi e le do garantito che da un sondaggio che abbiamo fatto proprio in questi ultimi giorni presso tutti i nostri associati del centro Fassa, ma in parte anche dalle altre zone, con gli altri colleghi di Moena e di Canazei, possiamo dire che la crisi sta affacciandosi fortemente anche in Val di Fassa. Un po' la stiamo superando con le promozioni che i singoli alberghi stanno facendo, a volte un po' disastrose perché concorrono coi prezzi, ma sulle presenze ci stiamo di mantenere. Però i nostri bilanci stanno soffrendo sempre di più e una cosa che sta emergendo proprio da questi sondaggi è la crisi che si prospetta per l'estate.
Di conseguenza noi accettiamo di buon volentieri quelle che sono le proposte che vengono fatte sulla mobilità e su tutti gli altri progetti che vengono fatti a favore del turismo e dello sviluppo della valle. Però sappiamo che i tempi della politica sono molto lunghi e non è che possano risolvere quelle che sono le problematiche che noi dobbiamo affrontare a breve termine. E di conseguenza le chiedo, Presidente, noi abbiamo paura forte della crisi, abbiamo bisogno di fondi importanti per la promozione e su questo chiediamo non tanto finanziamenti per questo o quell'altro progetto che noi possiamo mettere in cantiere, le chiediamo per la prossima stagione estiva, ma anche per il prossimo futuro, maggior finanziamenti per poter affrontare la crisi e andare all'estero a cercare nuovi turisti. Anche perché in Italia vediamo che la crisi sta soffrendo. Anche su quest'inverno che ci sta salvando sono i russi e i polacchi. E quindi speriamo che anche per l'estate riusciamo insieme, con i finanziamenti che potreste mettere a disposizione, di riuscire ad affrontare questa crisi. Un altro problema che noi abbiamo in valle è che la PT si sobbarca l'onere di organizzare e di finanziare quello che è la mobilità, cioè lo skibus. E noi riteniamo che questo sia un compito che debba andare in capo al Comune Generale, anche perché la PT non può privarsi dei fondi raccolti dai propri soci per poter finanziare la mobilità. La PT è preposta per poter finanziare la promozione turistica e i servizi sono in capo al Comune Generale. Questa è una delle cose che si debbono affrontare e che dovranno essere affrontate al più presto. Sarà mio compito darle una copia dell'intervento che è stato fatto insieme ai colleghi di Canazei, cioè dell'Alta Val di Fassa e di Moena, perché lei è presto a prendere atto di quelle che sono le problematiche reali della nostra categoria. Quindi la ringrazio perché so che lei è molto sensibile al problema e penso che più presto ci possa dare una risposta. Grazie. Grazie.